alla nuova Ecologia TV. Qui a Ecomondo è venuta a trovarci Laura Miotto, che è responsabile marketing di Verallia, un'azienda che si trova in provincia di Savona con diverse sedi però in altre località e che si occupa in particolare di produrre imballaggi in vetro. Esatto, siamo l'azienda di un grosso gruppo che si chiama Saint-Gobain e Verallia produce vasi e bottiglie in vetro per il settore alimentare. Ecco, Verallia esiste da quando? Abbiamo festeggiato i 60 anni quest'anno del nostro stabilimento di Dego, Verallia come Saint-Gobain dal 1600, nel senso che in Francia è nata nel 1600, in Italia un po' più di recente, ma abbiamo una lunga storia di produzione di vetro alimentare. Quindi una storia lunga che però è segnata anche da processi di innovazione, in particolare nell'utilizzo di vetro dalla raccolta differenziata. Sì, diciamo che negli anni, e questo è un obiettivo strategico a livello mondiale dell'azienda, di utilizzare sempre più rottame di vetro, quindi il vetro riciclato, come materia prima. E quindi negli anni abbiamo adattato il nostro sistema produttivo proprio per dotarci sempre di più del rottame di vetro, di utilizzare sempre più rottame di vetro. Quindi abbiamo ormai tre stabilimenti di una nostra consociata che si chiama Ecoglass, che recupera il vetro dalle municipalizzate, e quindi proprio il vetro che arriva dalle campane di vetro, e il vetro viene separato. Addirittura abbiamo una tecnologia che abbiamo implementato quest'anno per separare il vetro per colore, perché questa è la vera sfida della raccolta differenziata, e questo ci permette di immettere nei nostri forni produttivi fino a oltre il 90% di rottame di vetro. Quindi abbiamo alcuni contenitori, alcuni modelli, diciamo, della nostra gamma fatti in vetro colorato, che riusciamo a produrre con una percentuale che va oltre il 90% di rottame di vetro. Quindi questo rappresenta un beneficio anche su scala globale per l'ambiente, perché si abbattono anche le emissioni di CO2. Si riesce a quantificare? Guardi, le do un dato, diciamo che ogni 10% di rottame utilizzato, quindi riusciamo a risparmiare il 5% di energia e il 3% di emissioni di CO2. Quindi l'anno scorso abbiamo utilizzato oltre 600.000 tonnellate di rottame, che equivale quasi al 65% della nostra produzione, e questo ci ha permesso di abbattere conseguentemente del 20% la produzione di CO2, del 30% il consumo di energia. Poi le posso dire che i nostri sistemi produttivi ormai ci permettono di non immettere acque di scarico nelle falde acquifere, quindi noi riutilizziamo completamente le acque di scarico e vengono rimesse nel processo produttivo, così come i fumi. Quindi abbiamo ottimizzato, e sempre di più ottimizzeremo, il processo produttivo proprio in ottica di sostenibilità ambientale. Sotto il profilo dell'efficientamento e del miglioramento del prodotto che mettete sul mercato, in che direzione state lavorando? Stiamo lavorando, come dicevo, sicuramente sull'utilizzo del rottame di vetro, quindi che diventerà sempre più la nostra materia prima. Stiamo lavorando sugli alleggerimenti in maniera molto importante. Abbiamo ormai sviluppato da un paio d'anni a livello mondiale una gamma che si chiama Ecova, che è una gamma di, siamo partiti dal vino, che è il nostro settore di riferimento, di bottiglie alleggerite, proprio, quindi utilizziamo meno vetro per produrle. Le bottiglie hanno le stesse identiche caratteristiche tecniche ed estetiche della bottiglia originale, diciamo, ma sono più leggere. Questo permette anche ai nostri clienti di risparmiare in termini di trasporto, ovviamente, e conseguentemente di energia e di emissione di CO2. E poi, come dicevo, appunto, sull'utilizzo del rottame abbiamo anche una gamma di vasi colorati, quindi sono dei vasi verdi che sono fatti con oltre l'85% di rottame di vetro. Quindi bottiglie realizzate in larga parte con vetro recuperato e più leggeri, quindi con un minore utilizzo di materiale. Questa è la ricetta che mette in campo Verallia. Sì, in termini di innovazione proprio
in ottica di sostenibilità sì. Certo, e se anche in Italia si differenziasse il vetro per colore, il vostro compito sarebbe un pochino più facile. Assolutamente sì, infatti noi questo lo spingiamo molto, perché è veramente il grosso ostacolo la raccolta per colore. Ci sono paesi europei che sono molto virtuosi da questo punto di vista e ci arriveremo probabilmente, però l'obiettivo sarebbe differenziare anche per colore. Ecco, lei ha visitato Ecomondo durante queste giornate, come noi tutti sta vivendo dal di dentro questo importante appuntamento. Qual è l'opinione che conserva dalla vostra presenza qui in fiera? Ma assolutamente positiva, e trovo molto interessante quest'area che so che è stata voluta dal ministro Clini, se non sbaglio, proprio questa insieme a Smart City, quindi l'idea di avvicinarsi sempre di più anche al consumatore finale, al cittadino, portare tematiche che magari sono più sentite dall'industria, dall'azienda, e sensibilizzare sempre di più il cittadino, beh, non può che essere positivo. Quindi tutto quello che è stato creato secondo me quest'anno in più lo trovo molto efficace anche in termini di comunicazione. La ringrazio. Grazie a voi.